che, no, che hanno un'anima e si lasciano attraversare o abitare con noia e indifferenza. Ma quando un'anima ce l'hanno, lo senti subito. In un luogo come questo castello, diresti che ti parla. I muri conservano echi di voci e di sospiri, la nenia dolce delle preghiere e il suono imperioso del comando. Molte cose sono avvenute qui, belle e brutte, e molte persone vi hanno vissuto, lasciando qualcosa di sé dietro di loro. Le vicende di alcuni le conosciamo perché ne parlano la storia con la S maiuscola, e le storie di altro non ne sappiamo nulla, e forse solo il castello ne conserva la memoria. Ma è vecchio, vecchio di mille anni, e i suoi ricordi più remoti sono leggeri come fumo. Invece porta ben nitida e viva l'impronta delle dame che vi hanno vissuto. Devo rientrare. Sono stata lontano così a lungo, tra quelle mura. Sferzate dal vento, io ho conosciuto il mio paradiso ed il mio inferno. No, vi prego, non abbiate paura di me. Io vengo dal passato, ma non porto né odio né rancore. Vi chiedo soltanto di aiutarmi. Aiutatemi a trovare quel luogo che tante volte ho maledetto, ma che mi fu più caro di ogni altro. Era una rocca di pietre e mattoni, le finestre aggraziate da cui io guardavo la valle e i monti e la neve mentre leggevo le parole d'amore che lui aveva scritto per me. E poi vi erano saloni e dipinti e delle strane figure dietro cui correva la mia fantasia. E ancora camini grandi dentro cui ardevano enormi ceppi di pino durante le sere d'inverno. E antri oscuri e segreti per celarsi agli sguardi e sussurrare parole d'amore. Quante volte ho percorso quelle scale di corsa con il cuore in gola. Sentivo le voci provenire dalle stanze, ma una soltanto entrava nel mio cuore. C'era una volta un castello brusasco, fiero e imponente. Ditemi, vi prego, c'è ancora? Simpaticissimo, vi ringrazio dell'attenzione che ci dimostrate perché si avverte. Allora, siamo venuti in trasferta da Caluso, dal Canavese, e siamo venuti in un bellissimo castello. Noi normalmente animiamo il castello di Moncrivello e mi fa piacere questa sera di avere con noi la proprietaria che da anni ci conosce. Lo scopo del gruppo dello Zodiaco, per dirvi solo due cose, è proprio quello di farvi conoscere le ricerche e quello che facciamo. Noi questa sera è una piccolissima cosa perché nulla voglio togliere alla vostra meravigliosa cena, però volevo dirvi che ho portato in trasferta Giuseppe Giacosa. Perché? Perché amava moltissimo i castelli. Quando ha avuto ospite la Duse a Castelnuovo, con Eretto Giacosa, l'ha portata
sono stati in, diciamo, in Val d'Aosta, perché la Val d'Aosta come Castelli ne è un parco importante, però aveva fatto un passaggio in Monferrato, che poche persone lo sanno, e io invece proprio per questo motivo ho voluto portarvi qui Eleonora Duse, che vedrete quanto prima, e Giuseppe Giacosa. Eleonora Duse è giovanissima, conosce Giuseppe Giacosa, esordisce al Teatro Carmignano il 29 gennaio del 1893 con una pièce piccolissima che si intitola Il filo. Che cos'è il filo? Il filo è il destino che collega il burattinaio al burattino, e noi siamo collegati con questo filo ipotetico al nostro destino, col Padre Eterno. È una piccolissima pièce che per conto mio ha molto significato, e dato che è un po' una chicca che poche persone conoscono, mi ha fatto piacere portarla per la prima volta da voi a Brusasco. Se mi permettete, io ve le leggo quattro brevissime righe che sono proprio il prologo di quest'opera, che dice: signori, il manifesto di stasera promette un'azione in versi scritta per marionette. Forse di queste figure parrebbe indegno se vi agissero dei veri burattini di legno. E noi invece facciamo agire veramente Eleonora, che è qua con voi. Verità storica o verità drammatica? So che voi avete sempre prediletto la verità storica, ma questa vicenda di per sé è già abbastanza forte, senza dover rincarare la mano. Parliamo dei fatti. Bianca Maria di Chalan è una donna bellissima. È libera ed è sicura di sé. Ha per amante un giovane violinista, un animo sensibile per il quale ben presto perde interesse e lo rinnega. Lui, per vendetta, ne infanga la reputazione. Così lei trova un modo per risolvere questa incresciosa situazione. Un modo come un altro nel Cinquecento per risolvere le beghe d'amore o di potere. Trova un altro amante e lo convince ad avvelenare il suo amico. La contessa viene scoperta, confessa il suo crimine e viene decapitata. In fondo, che altro poteva fare se non confessare la sua colpa? Quello che io non capisco, mio caro amico, è perché voi giustifichiate la contessa. Sembra quasi che la capiate. I tempi, l'onore infangato, la confessione. Mi dispiace, ma non è così che io la giudicassi. È una donna viziosa. È un personaggio estremo, senza riscatto, è subdola ed è manipolatrice. E poi si sa, in teatro il male fa sempre la sua figura. Sono sicura che voi troverete le parole adatte. In fondo la parola è il vostro mestiere. Io mi immagino più una cosa del genere. Il vostro amore mi ha ridato la vita. Ogni istante passato con voi vale l'eternità. Questa notte noi abbiamo conosciuto il paradiso. Non c'è niente che io non farei se voi me lo chiedeste. Ditemi, vi prego, dite che anche voi fareste la stessa cosa per me. C'è un uomo che mi odia. Vuole infangare il mio nome, mi vuole distrutta. Vuole che io sia lo zimbello di ogni taverna. Se voi mi amate davvero,
dovete vendicare il mio onore. Date la morte al mio nemico. E io vi darò la felicità. Su, via. Anch'io sono attratta dalla parte psicologica, lo ammetto, ma pensate al pubblico americano. Se va bene, capiranno una parola su tre. Forse sarebbe meglio travolgermi con un torrente di emozioni primitive che siano facili da capire. Ma no, che non voglio rubarvi il mestiere. Vorrei solo darvi una mano a condurre il filo. Vi prego, ditemi che vi ho convinto. Beh, per buona pace della verità storica. Attendo con ansia il vostro copione. Io sono sicura che voi non mi deluderete. In fondo, voi non mi avete mai deluso, amico mio. Per un anno di lavoro in America e ci restano tre. Hanno lavorato molto. Il mio segno nella terra, nelle anime, nella storia. Gli uomini mi inseguono, spesso si finiscono per incontrarmi, ma si sa, io non mi concedo facilmente. In fondo sono la loro unica speranza per l'immortalità. Io sono la fama. Qualcuno mi confonde con la notorietà di un momento, ma badate bene, non fatevi ingannare. Ci va ben altro. Io non prometto la felicità, anzi chiedo sangue, sacrificio e lacrime. Sono esigente? Può darsi. Crudele mai. Voi uomini fate già tutto da soli. In fondo io non vi giudico, a me non mi interessa se siate buoni o cattivi. Non vi accompagnerò di certo in paradiso o all'inferno. Non faccio preferenze, però lo ammetto. Tra tutti coloro che ho incontrato, qualcuno mi è rimasto nel cuore più di altri. Per esempio, Giacosa. Perché lui era un uomo di valore che mi ha trovato senza mai avermi dovuta cercare. Un vero successo. Sia veramente la fama per Brusasco. Vi ricorderemo con affetto, un pubblico simpaticissimo, e permettetemi di lasciarvi leggendovi quattro righe di Guido Bottano, perché noi è un poeta importante, perché vi ricordiate di noi e di questa piccola cosa che abbiamo fatto in onore di Brusasco. Mi dolce cosa nel tramonto, chino sopra gli alari delle braccia rotte, mi dolce cosa.